Piero Piccardi, questa volta da Firenze, la mia città, mi trovo in una delle nuove meraviglie, un gioiello della museografia, perché a Firenze il Museo dell'Opera del Duomo è stato praticamente raddoppiato. Dietro a tutto questo grande intervento, la regia di padre Timothy Verdon, nato nel New Jersey, direttore del Museo dell'Opera del Duomo, grande ricercatore di storia dell'arte e in particolare dell'arte sacra, che ha dedicato la vita a questo museo. Direttore, ce lo presenta? Il museo è il terzo museo di Firenze per grandezza, cioè prima era un piccolo museo, ora abbiamo più che raddoppiato gli spazi e quindi dopo gli Uffizi e Palazzo Pitti siamo il più grande museo di Firenze. Le dimensioni corrispondono al carattere della collezione. Noi abbiamo quelle grandi statue, la collezione in gran parte è costituita da opere di scultura, che furono fatte per gli esterni del Battistero, del Duomo, del Campanile di Firenze, quindi le statue che volevano dar voce alla fede dei fiorentini tra la fine del 200 del XIII secolo e l'800 praticamente, perché la facciata attuale del Duomo risale agli ultimi decenni dell'800. La scultura è precisamente l'arte pubblica in cui il movimento o fenomeno culturale che noi conosciamo come Rinascimento è nato, è proprio la prima delle arti a risentire questo nuovo afflato, questo nuovo stile che è quello del Rinascimento. Noi abbiamo una delle collezioni di arte fiorentina più importanti per capire l'arte moderna che inizia con il Rinascimento. Quindi, dal nostro modo di pensare, nel nostro modo di percepire le cose, è un museo anche sul piano culturale tra i più importanti di Firenze, d'Italia, anche d'Europa. E quindi la fondazione, che si chiama Opera del Duomo o Opera di Santa Maria del Fiore, cattedrale dedicata a Santa Maria del Fiore, dei fiorentini di Firenze. La fondazione ha voluto investire molto in un In museo cifre? in cifre tra 45 e 50 milioni di euro, che diventano 60 milioni di dollari, in un grande museo capace di permettere a queste opere di parlare con la loro voce. Nel vecchio museo, molto piccolo, statue scolpite o gettate in bronzo per essere viste in situazioni a 10-15 metri da terra e da lontano, erano invece obbligatoriamente esposte su basse basi in piccole sale dove non dicevano niente, veramente erano quasi accatastate. Avete fatto una scenografia assolutamente eccezionale. Antonio Paolucci, il direttore dei musei vaticani, ha dichiarato senza esitazione: questo è il più bel museo del mondo. E di questo i fiorentini e gli amanti dell'arte gliene debbono essere grati. Ci parli di questa scenografia? Uno dei grandi nuclei della nostra collezione sono 50 statue, grandi e piccole, provenienti dalla prima facciata del Duomo. Oggi, se uno viene a Firenze, la facciata sulla cattedrale che vede è una facciata del XIX secolo. La primitiva facciata, iniziata contestualmente con la cattedrale nel 1296, e portata avanti fino ai primi del 400, ma che non aveva mai raggiunto più di un terzo dell'altezza del fronte della cattedrale, quella primitiva facciata era assolutamente colma di grandi opere di sculture. Tra gli autori ci sono Arnolfo Di Cambio, Andrea Pisano, Donatello, Nanni di Banco, e queste statue noi dovevamo trovare il modo di esibirle. Quella primitiva facciata fu smantellata alla fine del XVI secolo perché non era mai stata completata, perché ormai nessuno poteva immaginare di completarla nello stile in cui era stato incominciato, lo stile gotico, e quindi fu smantellata conservando le statue, ma prima di demolire quella facciata fecero fare brillantemente un disegno
che noi abbiamo sempre nell'archivio, in base a quel disegno, nella grande sala, lunga 40 metri, alta 20 metri del nuovo museo, noi abbiamo ricostruito l'intera facciata primitiva, ricollocando le statue nelle loro nicchie, ai loro livelli, creando per i fiorentini e i visitatori da tutto il mondo uno spettacolo che nessuno ha più visto dall'anno 1587. Io lo ero confermo. Molto giovane, non me lo ricordo. È una visione che toglie il fiato. E tutto questo in merito dell'Opera del Duomo, un'istituzione che senza soluzione di continuità dalla fine del 200 cura, preserva e sviluppa tutto quanto si vede in Piazza del Duomo di arte religiosa. L'Opera del Duomo è una delle più antiche realtà istituzionali di Firenze. Dopo la arcidiocesi e il capitolo del Duomo, è lo stesso comune di Firenze e la più antica istituzione. È una fondazione creata dal comune insieme alla Chiesa per costruire la cattedrale nel 1296. E a cui la costruzione, l'abbellimento, la manutenzione e la valorizzazione della cattedrale e dei suoi arredi artistici sono sempre stati affidati. Quindi l'Opera del Duomo, la fondazione, oggi con più di 100 dipendenti, tra cui ancora scultori, tagliapietre, elettricisti, manovali, custodi per il museo, per la cattedrale, eccetera, l'Opera del Duomo ha messo insieme i risparmi, diciamo pure, l'Opera del Duomo vive dai contributi e dai biglietti dei turisti che entrano a pagamento in alcuni dei nostri monumenti. Il Duomo è sempre gratuito, ma visitare il Battistero, la cupola, il campanile, il museo hanno un costo. Ecco, in più di 20 anni l'Opera ha messo da parte i ricavi per poter spendere questa cifra per noi molto notevole per costruire un museo degno di ciò che i nostri antenati hanno fatto a partire dal 200, certo. La grande cattedrale, il battistero, campanile. Senta, questo diventa ancora di più un luogo di studio del Rinascimento. È per questo che qui a Firenze c'è una grande concentrazione di sezioni di università statunitensi con studenti americani che vengono qui a studiare non solo storia dell'arte e architettura. C'è un legame tra questo mondo studentesco e accademico con le vostre iniziative? Assolutamente. Io da 20 anni insegno storia dell'arte per una di queste università americane, la Stanford University californiana, che da ben 60 anni ha un programma per studenti americani a Firenze. Insegno le stesse cose che ora ho organizzato in un nuovo allestimento al museo, e io inventando la installation, il nuovo allestimento del museo, ho avuto sempre presente le zone di anche ignoranza, chiamiamolo così, di incomprensione dei giovani americani, perché è un ottimo punto di partenza. Cioè, presentare queste opere in modo che diventino subito comprensibili a chi non è cresciuto qui, a chi viene da lontano, a chi può essere curioso di sapere perché hanno fatto questo, l'hanno fatto in questo modo, ma che, a cui manca forse la base culturale. Questo oggi è l'obbligatorio punto di partenza anche per gli europei, perché i giovani europei ormai sono un po' come i loro contemporanei americani. Manca a loro quella cultura che un tempo qui in Europa, qui in Italia in modo particolare, era comune a tutti. E quindi io posso dire che sono i miei studenti americani che mi hanno insegnato come creare un museo intelligibile al mondo. Bellissimo, questo sicuramente si inserisce nel filone delle iniziative che mirano a rinsaldare gli scambi culturali tra Stati Uniti e Italia, un filone nel quale modestamente si inserisce anche il nostro quotidiano America Oggi e la nostra stazione radio della quale parliamo adesso, ICN Radio. In questa iniziativa va sottolineato che padre Timothy Verdon, che ci ha dedicato questi minuti,
ha un legame particolare con gli Stati Uniti perché è nato nel New Jersey. Ce lo racconti un po' questo percorso che l'ha portato dal New Jersey a Firenze? Io sono nato a Hoboken, nella St. Mary's Hospital. Un po' dopo Frank Sinatra, non molto. Il 24 aprile 1946, da genitori ambedue dal New Jersey, una mamma d'origini svizzere, il babbo di origini irlandesi, ma nel lontano passato francesi, donde il cognome Verdon. Ho studiato a St. Peter's Prep dai gesuiti, a St. Peter's College. Da St. Peter's College sono venuto studente in Italia, prima a Venezia, poi a Firenze. Ho fatto gli studi per il master's e il dottorato di ricerca alla Yale University, potendo passare altri lunghi periodi in Italia perché studiavo appunto la storia dell'arte italiana, e a un certo punto ho capito che la mia vita era più qui che là, anche perché qui avevo accesso diretto a queste opere. A un certo punto nella mia vita ho capito che il Signore mi stava chiamando a servirlo nella Chiesa, e quindi, come si suol dire in italiano, mi sono fatto prete. È Dio che ci fa diventare preti, ma l'espressione che si usa è proprio questa. I miei vescovi qui a Firenze sono sacerdote diocesano della Arcidiocesi fiorentina. I miei vescovi, anche sorprendendomi, mi hanno chiesto di continuare a lavorare come storico dell'arte, che è la mia formazione professionale, la formazione che aveva dettato la prima metà della mia vita. Sono diventato sacerdote a quasi 50 anni. I miei vescovi mi hanno chiesto di fare il prete studioso, e quindi di continuare a studiare, a insegnare e in ultimo appunto a creare questo grande museo che possa mettere a disposizione di tutti la bellezza, la ricchezza non solo dell'arte ma anche della fede. Certo, e le opere che lei presenta sono un grande messaggio di fede. Lei ha ancora parenti, relazioni nel New Jersey o negli Stati Uniti? Ho due sorelle negli Stati Uniti con le loro rispettive famiglie. Allora gli mandiamo un saluto. Un saluto a Susan e a Deborah con i loro figli, i miei nipotini che appena conosco, ma ci vedremo in primavera quando le mie sorelle verranno qui a trovarmi a Firenze. E a vedere il nuovo museo. E a vedere il nuovo museo. Splendido, grazie professore. Grazie a lei Piccardi.